Un saluto a tutti, cari amici, e benvenuti sul mio canale. Noi stiamo continuando a seguire le Olimpiadi Scacchi, un torneo a squadre a tempo lungo classico. Che pur non essendo ancora entrato nella fase più complicata, ma già con i primi turni giocati ci ha regalato delle partite eccezionali. E allora, nel video di oggi, andremo a vedere una Nimso indiana sorprendente giocata dal nostro Lorenzo Lodici con contro Anish Ghiri. Nel match del terzo turno tra Italia e Olanda, ma prima di iniziare, lasciatemi salutare e ringraziare Aleandro, nuovo abbonato alle mie video e ringraziare tutti i miei abbonati storici che continuano dopo anni a rinnovare l'abbonamento. Mi raccomando. Vi invito anche voi ad abbonarvi perché le video lezioni le trovate comodamente qui sul canale YouTube, una libreria sempre in crescita, mese dopo mese con una nuova lezione. Ci sono già più di 35 ore di video, tutti subito disponibili per voi a soli 2,99 al mese. Allora, per quale motivo non provare? Adesso like al video e partiamo subito! Perché in questa partita il nostro 12 di Bianco apre con D4. Anish Ghiri risponde con cavallo in F6. C4 ed E6 e con cavallo in C3. L'12 ci fa capire che non ha paura di affrontare la Nimzo indiana, che infatti Ghiri gioca immediatamente. Alfiere in B4. Il nostro 12 continua con la linea principale. E3, che è la flessibile variante Rubinstein. Rocco, corto, continuazione principale del nero. Invece, arriva B6, terza mossa più giocata. E allora, come da manuale, viene sviluppato l'Alfiere chiaro in D3. Alfiere in fianchetto in b7 e guardate attacca la casa g2 e allora le mosse più giocate sono cavallo in f3 ed f3 ma cavallo in f3 è sicuramente superiore perché f3 è troppo lenta e invece a sorpresa l'Odice ha preparato un sacrificio di pedone interessantissimo perché sviluppa sì il cavallo ma lo porta in e2 e allora Ghiri Giustamente cattura il pedone con l'Alfiere, torre sotto attacco si porta in G1 e il nero sposta l'Alfiere e lo porta in F3. Torre in G3, mossa migliore? Pensate, dopo 8 mosse sono rimaste soltanto 20 partite in database con il nero che ha uno score pazzesco, l'80% di vittorie e Ghiri è anche ben preparato. Perché gioca subito alfiere per cavallo in C3 con scacco? Quindi cede la coppia per fare un danno alla struttura pedonale. L'Odici ricattura col pedone B. Alfiere in E4, protetto dal cavallo. Il nero vuole togliere al bianco la coppia degli alfieri. E allora arriva donna in C2. Alfiere per alfiere in D3. La donna ricattura e vedete. Il bianco minaccia la cattura in G7. È rimasta una sola partita in database, giocata quasi 20 anni fa nel 2005 tra il georgiano Mortasavi ed il più conosciuto inglese Chris Ward. Vinta dal nero in 27 mosse, Ward aveva giocato G6. Pensate, arriva addirittura la novità migliorativa di Ghiri. Cavallo in H5 che difende il pedone e attacca la torre. La partita dopo 11 mosse diventa originale e allora 12 gioca torre in h3. L'unica mossa veramente buona perché arriva con tempo, e perché se no fosse tornato indietro il nero, sviluppa subito il cavallo in c6. E allora è costretto Ghiri a giocare g6 e arriva e4. Prende ancora più spazio al centro, libera l'azione dell'alfiere campo scuro. E la partita si complica perché Ghiri gioca d6, che è un po' timida. E con Re Nero ancora al centro, la mossa più forte, più precisa probabilmente la spinta E5. E invece l'italiano gioca cavallo in G3. Cavallo per cavallo e la ricattura perfetta è quella di donna. Come mai? Perché la torre deve rimanere sulla colonna H, i pedoni non devono interferire tra donna e torre. E allora lo sviluppo del cavallo in D7 pare l'idea più corretta e invece arriva F6, alfiere in H6, siamo a un momento non dico fondamentale, ma quasi di questa partita, perché bisognerebbe attivare la donna, o con donna in D7 o con donna in E7, e invece arriva torre in G8, guardate, troppi pezzi ancora sull'ultima traversa, troppi pezzi passivi. Allora Lodici prende in mano l'iniziativa. Arriva veramente questa spinta E5. Che minaccia la cattura, e poi la fortissima alfiere? Eh, sì, scusate, donna <ride> donna In G2 eh, che prende ancora più, più iniziativa. Poi c'è questa Alfiere che torna indietro. Proprio brutta la faccenda, e oltretutto, Ghiri non può catturare lui il pedone con nessuno dei due come mai. Perché guardate, se D per E5, D per E5, si minaccia di nuovo la cattura, e qui qualsiasi cosa succede sta per arrivare torre in D1, e sia catturando che avanzando, guardate che brutta storia, si è aperta la diagonale per l'alfiere scuro, alfiere in G5 attacca la donna, donna in D7, torre in D1, la situazione è drammatica per il nero. E dopo E5, se F per E5, Alfieri in G5 attacca la donna, donna in D7, D per E5, bisogna sviluppare il cavallo il più velocemente possibile, E per D6, C per D6, arrocco lungo e naturalmente il bianco si, ri si ritrova con attacchi molto molto forti, anche perché vedete il nero non può arroccare lungo. E allora cosa fa Ghiri? Sviluppa il cavallo in D7, Arrocco lungo per l'italiano, Donna in E7. L'idea di Ghiri è quella di arroccare lungo, mettere il Re al sicuro, farlo scappare, ma qui arriva E per F6 che attacca la Donna e allora il cavallo ricattura. Alfiere in G5 attacca ed inchioda il cavallo sulla Donna e eh, qui che si fa? L'unica, probabilmente, l'unica idea per continuare a giocare è. Torre in F8 non giocata da Ghiri e cosa sarebbe successo? Come mai non, non, non l'ha giocata e ha preferito una continuazione di forza per tentare di sbrogliare questa situazione? Perché dopo donna in H4 se, se il bianco ha tempo di giocare alla prossima torre in F3 vince materiale decisivo. E allora per evitare questo ci vuole il sacrificio di pedone, che è una deviazione per prendere tempo. La donna cattura, minaccia anche l'altro pedone. Il nero deve arroccare. Torre in F3 arriva adesso. Donna in H7 per il cambio donne. Il cambio donne è forzato, ma arriverà H4. Donna per donna. L'alfiere ricattura, attacca la torre. Torre in G1. E qui che si fa? E qui il nero mi pare proprio... In questo finale è messo malissimo, malissimo. Ritorniamo a noi e allora Ghiri alla ventesima tenta di sbrogliare la matassa andando a giocare il donna per donna. Cavallo in E4 attacca la donna de dell'italiano e allora Alfiere per donna in E7. Il cavallo cattura la donna del bianco in G3. È il pedone F che cattura per aprire la colonna. Il nero deve riprendere il pezzo, ma guardate: micidiale, torre che cattura in H7 con scacco. Micidiale questa entrata in settima della torre bianca. E allora il re è costretto a scappare in D8, dove protegge almeno il pedone. Arriva la seconda torre: torre in F1. Re in C8. L'idea è quella di portare il re in B7, liberare la seconda torre, ma c'è il raddoppio dei pezzi pesanti sulla settima traversa. Re in B7, torre che cattura in C7 con scacco. Re in A6, la seconda torre si porta in 7 attacca il pedone centrale, torre che da G8 si porta in F8 e bisogna far avanzare il re, non, può no, non si deve far bloccare il re da torre in F2. Come mai qui Ghiri non ha giocato subito torre in F2 con scacco? Perché dopo torre in F2 con scacco e re in B3 è vero che si vince un pedone, ma la torre del bianco cattura e qui vedete andrà a vincere anche l'altro pedone e a proteggere il suo passato e se g5 sempre torre in g6 torre in h5 torre in d7 e qui guardate anche la barra questo finale il nero è perduto e allora tenta una reazione al centro Anish Giri d5 torre che cattura in e6 d per c4 torre per c4 arriva sì lo scacco di torre da f2 ma dopo re in b3 dopo 31 mosse, il fortissimo Anish Giri abbandona, cosa sarebbe successo? Eh, quello un po' quello che abbiamo visto prima, dopo torre per pedone, torre per pedone che protegge il passato, due pedoni passati di vantaggio ed un re nero messo anche molto molto male, e allora incredibile, grandissima vittoria, di Lorenzo 12 contro Anish Ghiri, che è, come dicevo uno dei giocatori più forti e conosciuti al mondo, e non solo incredibile vittoria dell'Italia contro l'Olanda per 3 1, che ci porta imbattuti al quarto turno. E allora spero proprio che questa partita vi sia piaciuta. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale per continuare a seguire con me non solo le Olimpiadi, ma anche tutti i migliori tornei di scacchi. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, buon fine settimana a tutti, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, a presto!